Il polo didattico Arentre e l'istituto scolastico Rita Levi Montalcini di Agrigento organizzano un appuntamento rivolto all'orientamento universitario. Ospiti del direttore Nenzi Arena, Paola Savona e Valentina Ciranni, che hanno presentato il corso di laurea in mediazione linguistica e culturale, un percorso di studi avviato dal Consorzio Universitario di Agrigento. Vediamo. Pomeriggio di formazione all'interno del polo didattico Montalcini di Agrigento, un'opportunità per i ragazzi per orientarsi al loro futuro. Effettivamente diventano questi incontri realmente importanti, in particolar modo perché il Polo Didattico Arentra si pone sempre in avanguardia rispetto a quelle che sono le realtà territoriali. E proprio questo pomeriggio qui le nostre sedi vanno ad ospitare una cosa che è realmente fondamentale, perché parliamo del corso di mediazione linguistica ed è una realtà nuova che deve comunque essere incentivata, anche perché diventa sempre di più necessario poter interagire e parlare con tutto il popolo che ci circonda, in particolar modo, come si diceva anche nel convegno che si è tenuto poc'anzi, con le realtà che sono così lontane da quella nostra. Quindi ben vengano queste manifestazioni, il Polo Didattico Arentra è sempre sul pezzo per quanto riguarda queste manifestazioni e soprattutto incentivare ancora una volta i ragazzi ad abbracciare tutte le opportunità che il nostro territorio da Agrigento è in grado di offrire. Il percorso di laurea all'Università di Agrigento in mediazione linguistica e culturale è una realtà potremmo definire giovane, ma che ha già dato i suoi frutti. Ci raccontava che quasi il 100% dei vostri laureandi ha già trovato sbocco lavorativo. Noi già siamo a questo anno, diciamo che già dall'estate scorsa sono uscito il primo triennio e i ragazzi del primo triennio, fortunatamente diciamo, è stata una bella sorpresa anche per noi, hanno avuto opportunità di lavoro sia qui nel territorio sia alcuni anche fuori. Diciamo che questo percorso che permette loro di conoscere e approfondire le lingue straniere. Ricordo che noi, oltre un approfondimento delle lingue inglese, francese, spagnolo, abbiamo anche l'opportunità, proprio perché questo è il corso di mediazione linguistica e culturale, di conoscere e approfondire la lingua araba, che diventa un plus valore per chi oggi vuole inserirsi in un mondo del lavoro sia in ambito politico, sia in ambito commerciale, finanziario e anche nella pubblica amministrazione, perché le figure di mediatore linguistico e culturale sono molto richieste. Noi solitamente pensiamo a questa figura inserita nelle comunità per immigrati. Sicuramente quello è un ruolo importante e necessario. Pensiamo a tutte le organizzazioni internazionali che si occupano proprio dell'integrazione e dell'immigrazione e che collaborano con la nostra procura, con tutta, diciamo, la rete nazionale e del Ministero degli Interni proprio per favorire il processo immigratorio in un processo di successo che porti all'inclusione. Quindi sicuramente quello è uno sbocco, diciamo, principale e interessante, però proprio la conoscenza delle lingue permette ai giovani di inserirsi sia in ambito alberghiero, molti hanno fatto prima il tirocinio e poi la struttura stessa ha permesso loro di rimanere con contratti, come il resort che abbiamo al Giosti Verdura che abbiamo a Sciacca o anche in altre strutture che sempre la stessa azienda ha sparse per il territorio nazionale. Alcuni sono stati inseriti nelle tratte che quest'anno si sono, diciamo, duplicate proprio perché Dubai era diciamo, la sede dell'Expo mondiale, quindi molti hanno trovato anche lavoro in questo ambito. E quindi più in ambito finanziario, in nostre società anche a Milano, import, export e società finanziarie che necessitano di avere personale qualificato nelle lingue e che conoscono l'arabo. In più, il nostro percorso universitario permette loro non solo l'approfondimento linguistico, ma anche la possibilità di avere quella parte, diciamo, di formazione multidisciplinare, partendo dal diritto internazionale, diciamo, dalla sociologia,
sociologia, psicologia, pedagogia, tutte materie di accompagnamento alla costruzione di un professionista che ha, diciamo, competenze e skill per potersi facilmente inserire nel mondo del lavoro.